Dunque, torniamo su questa questione dell'architettura come attività umana che non serve soltanto a risolvere alcuni problemi pratici che sono stati e sono, continuano ad essere l'origine della sua necessità. Ma come tutte le cose dell'uomo, e dico proprio tutte, è sempre qualcos'altro, qualcosa direi di più. Dunque, quando parlo di architettura come luogo dell'espressione di una narratività, cioè di un'attitudine al narrare, non proprio di una narrazione, ma di un'attitudine al narrare, dico una cosa, intanto che non l'ho scoperta io. È una cosa che mi è molto cara, ne sono molto convinto, ed è una questione su cui oggi non è che si rifletta molto. E se ne sono occupati più che gli architetti, se ne sono occupati i semiologi, i primi che se ne sono occupati sono stati i semiologi, Umberto Eco per citarne uno, ma poi anche dei filosofi, Derrida per esempio. O Gadamer. Però qualche architetto che ci ha messo la testa, cioè, come vi dicevo con la prima lezione, qua vorrei un po' riprendere, perché si trattava di fare appunto la ricucitura di tutte, vorrei riprendere qualche tematica e svilupparla un pochino di più, perché allora, l'altro giorno, abbiamo utilizzato questa questione della narratività per introdurre delle immaginazioni proibite, cioè di architetture o sospese nell'indeterminatezza dell'esito, oppure del tutto impossibili da realizzare. Però era servita come introduzione questa discussione sulla narrazione e sull'aiuto che la immagine dà alla narrazione o che la narrazione dà all'immagine per crearsi. Ecco, in effetti, qua vediamo questa copertina di questo piccolo libro, è stampato in pochissime copie da Vittorio De Feo per gli amici, poi in effetti è stato riedito qualche anno dopo in una collana con qualche altro testo, accanto a un racconto sempre di architettura dall'editrice Libria. Ma questo era proprio, ed è ovviamente quasi ormai introvabile. E voglio dire però, prima di entrare dentro questa storia, la casa Anna e tutto quello che verrà, vorrei dire che con qualche parola, diciamo, che faccia meglio precisare questa questione della descrizione del testo, della narratività o della narrazione e soprattutto, stasera mi interessa, la questione della interpretazione. È una formula che si trova presso i cultori degli studi culturali, ma anche appunto della filosofia e dell'ermeneutica. Una formulazione è quella del circolo ermeneutico. Che cos'è il circolo ermeneutico? Noi, per primo, a noi intendo dire studiosi di Palermo, ne ha parlato una scuola volta del circolo ermeneutico e dalle sue, diciamo, interlocuzioni con Crispino Renziano nasceva. E se oggi noi andiamo a cercare cosa c'è in giro sull'ermeneutica dell'architettura, in effetti la maggior parte dei testi che troviamo, a parte quelli generalissimi, si occupa di architettura sacra, perché l'architettura sacra è quella che per sua costituzione, per necessità liturgiche, per storia ininterrotta di accumulazione di saperi, è quella che più possiede una struttura simbolica,
che deve essere interpretata e deve essere fatta pietra. Dunque, del circolo ermeneutico tra di noi se ne cominciò a parlare con Pasquale Vuoto. Lui ha il merito di aver introdotto questa questione. Ahimè, non ha avuto il tempo di farla diventare oggetto di una sistematica di studi. Da qualcosa mi sono incaricato in qualche modo di portare avanti. Ma anche io devo dire, ora che sto andando in pensione e non ho più il disturbo dei consigli di corso di laurea, di facoltà, di dipartimento, di sezione, di tutte le altre 5-6 cose inutili che stanno soffocando l'università, adesso spero nel prossimo, a partire dal 1 aprile, questo farlo diventare l'oggetto della mia ricerca libera e la ricerca di chi vorrà lavorare con me. Non so se mi inventerò qualche istituto di studio culturale sull'architettura, ma comunque il circolo ermeneutico. Che cos'è il circolo ermeneutico? È quella pratica inevitabile che si mette in moto, direi proprio in circolo, nel momento in cui su un testo letterario, perché nasce nel testo letterario questa discussione, anche l'ekphrasis, cioè la descrizione alta di un'architettura, di un'opera d'arte, nasce in ambito letterario, poi ha trasmigrato. Ecco, quando un lettore approccia un libro, se ne fa una prima impressione. Ognuno ha il suo modo di leggere un libro. C'è chi comincia dalla prima pagina, c'è chi comincia in media stress, sembra una follia, ma c'è una ragione. E c'è chi comincia dalla fine. Magari poi torna ovviamente all'inizio. Questo perché? Perché il lettore, di fronte al testo, ha la necessità di capire di che si tratta. C'è chi riesce a capire di che si tratta con la pazienza del lettore, una parola dietro l'altra, e c'è chi invece, penso la maggior parte delle persone, perché siamo fatti così, esseri umani, siamo curiosi, in realtà sfoglia velocemente, va leggendo qua e là e poi ritorna. Questo cosa serve? Serve a farsi un'idea del generale, no? Quindi una prima interpretazione di ciò che ho davanti, me la faccio, diciamo, dando un'occhiata abbastanza generale, quindi poco profonda, e poi torno a osservare con attenzione le parti. Ma questo è un processo che non si esaurisce in una semplice, diciamo, scorsa del generale e approfondimento del dettaglio o della parte. È un processo che avviene all'interno delle singole parti. O voglio dire, non lo fanno tutti i lettori, ma questo lo fanno i lettori che per esempio hanno un obbligo, quello del tradurre. E allora sbagliare il tono della traduzione, anche l'uso delle parole, il registro, alto, basso, medio, volgare, ecco, questo è, diciamo, un compito che il traduttore sente profondamente, non sbagliare questo compito, non fallire in questo. Quindi questo circolo di esplorazioni del generale e di sondaggi nel dettaglio, il traduttore è costretto alla sua propria costituzione, alla sua professionalità, a doverlo fare. È evidente che nel lavoro della circolazione ermeneutica, dunque della esplorazione di che cosa? Non tanto della trama, quanto della visione del mondo dell'autore, e dunque anche dei significati che non appaiono immediatamente, perché, come sappiamo perfettamente, più un testo letterario è profondo e sono possibili letture a diversi livelli, il livello puramente della trama e poi una serie di approfondimenti sempre più, diciamo, che entrano nella profondità e che svelano ciò che è tra le parole e che non è mai scritto. E tanto più bravo è l'autore, tanto più è ampio il significato o il ventaglio di significati che dietro un testo sta e che
il traduttore deve essere in grado di cogliere, non riuscirà mai a cogliere tutto. Tant'è che si dice che il traduttore è un traditore. È inevitabile questo. È inevitabile proprio, come posso dire, non so se si possa dire, è nelle cose, è nelle cose. Ma a sua volta il traduttore, quando traduce un testo letterario, una poesia, è difficilissima da tradurre, un romanzo un po' più semplice, un saggio ancora più semplice, mette in moto un suo circolo ermeneutico, ovvero mette in moto la possibilità che i suoi lettori, che sono certo i lettori dell'originale ma attraverso l'interpretazione che lui ha dato, no? I suoi lettori avranno anche loro, a seconda della poi loro capacità critica, no? La possibilità, direi la inevitabilità, anche a livelli diciamo, semplici, di mettere in moto un loro circolo ermeneutico, cioè una serie di sondaggi alla scoperta del che cosa c'è, non solo nel testo, non solo nella trama, ma sotto, a più livelli di profondità. Noi siciliani siamo abbastanza bravi nella nostra, nostri dialoghi a dire più di quello che c'è nelle parole. Lo diciamo con le stesse parole, c'è molto di non detto, molto di frainteso, fraintendibile, ma molto di intendibile anche diciamo se non detto. Dunque sto parlando appunto della ricchezza del testo, della ricchezza della comunicazione. È un problema che, diciamo, a un certo punto ha cominciato a riguardare tutti gli ambiti della espressione, della comunicazione dell'espressione artistica. E riguarda anche l'architettura, ma riguarda la musica, riguarda la danza, riguarda cioè le arti performative, ma in qualche modo anche le arti figurative. Pittura, scultura, in maniera differente. Al solito è forse la musica quella che ha più punti di contatto con i problemi dell'architettura, anche nel momento in cui la guardiamo non dal punto di vista del progetto e quindi della composizione, ma dal punto di vista della decifrazione, della descrizione e interpretazione di ciò che essa e vuol dire, è la dotazione del senso. È chiaro che la dotazione del senso della musica è misteriosa, tuttavia ognuno di noi prova non solo la propria interpretazione ma anche ascoltando diverse volte la stessa musica innesca il proprio circolo ermeneutico fino al punto di accorgersi, ma io non me ne ero mai accorto che questa canzone voleva dire questo. Mi ero fermato soltanto di superficie, poi vado più a profondo e mi accorgo che, ecco, questo avviene anche per l'architettura. Ma cosa è che lo rivela di più? Lo rivela il momento in cui è necessario appunto descriverla, in qualche modo tradurla attraverso, per esempio, una guida di alto livello, cioè quelle che sono scritte in termini di letteratura artistica, perché c'è questo grande campo, no? Della letteratura artistica, cioè che tratta in maniera alta le opere d'arte che hanno fatto altri. E ci sono scrittori che hanno raggiunto vette altissime, artistiche, nel descrivere artisticamente le opere d'arte di altri. Sono quelli che sono andati oltre la critica e sono diventati essi stessi rifondatori attraverso la loro interpretazione delle opere d'arte degli altri. Bene, ma noi abbiamo anche un altro problema, che è quello che diversamente dal testo letterario, il testo architettonico, un po' meno il testo musicale, perché le frasi musicali si possono individuare, ma qual è la frase architettonica?
In architettura è difficile distinguere il sostantivo, l'aggettivo, è difficile anche, benché sia frutto di una composizione, è distinguere anche le parti del discorso, le funzioni del discorso architettonico. Perché se abbiamo un soggetto di una classe, ma in un partito architettonico qual è il soggetto? Qual è il verbo, cioè quella parola operativa? E qual è l'avverbio, quella parola che modifica la parola operativa che è il verbo? È molto difficile, perché l'architettura si svolge nel continuo dello spazio, mentre il tempo, che ha una sola direzione, mentre lo spazio ne ha due o tre, ecco, ci consente delle continuità che il tempo non consente. Il tempo va avanti sempre nella sua direzione e lì noi scattiamo il tempo per momenti successivi. L'architettura è un po' più complicato, perché l'architettura permea di sé lo spazio, si svolge in continuità nello spazio. Dunque non riusciamo a distinguere le parti del discorso con la stessa semplicità che abbiamo nel distinguere una frase in un discorso o una frase musicale in uno spartito. Ma più difficile è, più ovviamente è interessante affrontare queste questioni. E io credo che sia necessario che queste questioni siano affrontate giusto da chi fa del suo mestiere, della interpretazione, fa il suo mestiere, o che degli studi culturali fa il suo mestiere, o della filosofia, eccetera. Sono però territori di confine. Anzi, gli studi culturali sono quella branca che si è sviluppata dalla filosofia, ma anche dalla linguistica e da altre scienze umane, e si è preso proprio come compito questo, di essere la scienza dei territori di confine, che riguardano la comunicazione, la descrizione, l'interpretazione e la circolazione delle idee e delle storie. Però è bene che di questo, per quanto riguarda l'architettura, si occupino anche gli architetti progettisti, perché il processo del progetto, in realtà, lo conoscono solo loro. Questo si può dire ormai con certezza. È difficile per chi non ha progettato architettura, ma si interessa di architettura, entrare fino in fondo in questo, tra virgolette, mistero, che appunto essendo misterioso bisogna di essere scavato per essere capito ed essere trasmesso. E dunque chi meglio del progettista può far questo? Probabilmente un progettista che ha conoscenza di quello che su queste questioni, per l'interpretazione, per la narrazione, per la comunicazione, questo mondo complesso, ha elaborato il sapere contemporaneo. Ma guardate che questa discussione che comincia con ai tempi dell'antica Roma, un'epoca ellenistica, e dunque comincia in ambiti della retorica, quindi sempre del testo, no? Comincia dalla retorica, ma oggi si è molto sviluppata. Allora, mi piace, ecco, da progettista affrontare queste questioni, e sono stato allora molto stimolato in questo quando ho cominciato a interessarmi proprio da Vittorio De Feo. De Feo con questo suo racconto, che è interessante perché fa scoprire quello che è un altro grado della circolazione ermeneutica. Cioè, altro è letterariamente dar conto, con una prova di letteratura artistica, della struttura, dell'opera, del significato di un testo letterario, altro è passare da un genere all'altro, altro è mettere a reagire generi della produzione artistica, della comunicazione, che si svolgono in campi differenti. E questa cosa la capiamo perfettamente quando riflettiamo sul modo in cui il cinema
ha preso spunto dai romanzi per costruire la propria storia. Cosa è quella del cinema se non una narrazione, come quella letteraria, però in un mezzo, in un medium completamente differente, che nasce dalla fotografia. E anche lì c'è il problema della interpretazione, che comincia con la descrizione, cioè con l'avere a che fare con il testo che hai letterario, capirlo. Anche lì c'è il problema dell'interpretazione a diversi livelli, dello scoprire non solo il registro, ma tutto quello che c'è sotto, no? E poi c'è il problema della traduzione, con tutto quello che succede di solito quando l'autore in vita dice: hanno tradito il mio romanzo. E perché questo? Tutto perché il traduttore è il traditore e innesca con la sua interpretazione altri circoli ermeneutici. E questo se avviene con il cinema rispetto alla letteratura, può venire in architettura partendo da un testo per giungere all'architettura o partendo da un'architettura per giungere a un testo. Diciamo che, e lo vedremo dopo, forse l'esempio più famoso, perché è stato il più praticato per secoli, il più interrogato, è la descrizione che Plinio il Giovane fa, in epoca quindi classica, in epoca di Roma repubblicana, la descrizione che fa di due sue ville. Una è la villa di Tusculum e una è la villa Laurentina. Soprattutto sulla villa Laurentina, anche su quella di Tusculum, ma soprattutto su quella Laurentina, in tutto il tardo Rinascimento, a partire dal tardo Rinascimento, fino, possiamo dire, ai giorni nostri, si sono esercitate legioni di architetti che dal testo hanno preso spunto per una ricostruzione disegnata, con un progetto che è un'interpretazione del testo, e sono disponibili una varietà di esempi. Ma che cos'era il testo di Plinio se non una descrizione accurata e con grande qualità letteraria, e quindi seguì l'enfasis, di una villa che c'era davvero? Dunque scopriamo che non solo è possibile questa interferenza tra ambiti della produzione artistica, della comunicazione di natura diversa, la letteratura e l'architettura, la letteratura e il cinema, la musica, e insomma con tutte le commutazioni possibili tra queste discipline. Solo scopriamo questo, ma scopriamo che è un gioco in cui la semplicità del circolo ermeneutico che avviene tra testo letterario e testo letterario, cioè con la letteratura sulla letteratura, con la traduzione letteraria sulla originale letteraria, nel passaggio a un altro mezzo, a un altro ambito, voglio dire, più che mezzo, della creatività, della produzione intellettuale, artistica, si complica enormemente questo circolo. E addirittura è pieno di andate e ritorni. Un altro esempio abbastanza che mi tocca e che ho in qualche modo già, a cui ho accennato la volta scorsa, è quella della casa Malaparte, a Capri, firmata da Libera, con un tentativo di progettazione. Malaparte era talmente invadente che in realtà è suo il lavoro. E vi ho detto che lui, essendo stato confinato, che a un certo punto cominciò ad avere problemi con i fascisti, cui invece più non andava d'accordo, confinato, e a Lipari, e scoprì
scoprì. Osservò con cura e con attenzione una chiesetta che era una certa scalinata assamina e svasata e il sagrato sopra, che poi si ritrova pari pari nella sua villa sopra il mare a Capri. Ma la cosa che a me aveva fatto impressione, che partendo dalla casa Malaparte io avevo fatto il progetto di un sagrato non sapendo l'origine, ma la cosa è ancora più complessa in realtà, perché, e non mi riguarda per niente, io sono uno dei tanti che per caso c'è entrato dentro, perché si è scoperto, l'ha scoperto un caro amico greco, professore di storia dell'architettura a Patrasso, che Malaparte era stato in Grecia e aveva visitato alcuni architetti e aveva visto il plastico di una casa che, se guardiamo questo plastico, ci accorgiamo che ha molto a che vedere con la casa Malaparte. Cioè, voglio dire, le circolazioni delle immagini, le circolazioni delle descrizioni, il gioco degli spunti e degli sviluppi sono molto più complessi di quello che può apparire a prima vista. Tutto questo non fa per me che confermare la necessità che ognuno di noi progettisti ha di avere un proprio atlante nella memoria, che in ogni caso si forma. Se poi uno lo vuole arricchire, sono fatti suoi, no? Ma più ricco è meglio. Ma la intuizione di Abby Warburg, che fu l'autore che immaginò e poi realizzò l'Atlante della memoria, era proprio quella di inseguire attraverso i secoli, attraverso la geografia, le mutazioni delle storie, le diverse interpretazioni e le mutazioni proprio che, e poi il ritorno in patria, trasfigurati ma in qualche modo riconoscibili dei miti, soprattutto dei miti. E il mito che cos'è se non racconto? Omiutos significa il racconto, omiutos de noi, la favola dimostra che, alla fine la favola di Esopo, questo c'è scritto, la favola dimostra che, e il mito è la favola. E i miti hanno riempito la letteratura di senso e hanno riempito tutte le arti dell'Occidente, hanno riempito anche fortemente l'architettura, soprattutto dal momento in cui la cultura occidentale italiana scopre di nuovo l'antichità con il Rinascimento, e fino ad oggi è un filone che non si è affatto interrotto. Tutto ciò che è stato pensato, tutto ciò che è stato raccontato, non ha fatto altro che continuare a circolare attraverso i mezzi più disparati: il racconto orale, il racconto scritto, il dipinto, l'architettura. Dunque, quando dico questo, intendo dire che l'architettura è profondamente intrisa di una natura culturale. Non si può capire bene che cos'è l'architettura se ci si limita soltanto ai suoi aspetti puramente tecnici. L'architettura fa parte di questo mondo complesso che è la cultura e appartiene con pieno diritto. E forse questo dobbiamo proclamarlo un pochino di più, dobbiamo farlo capire un pochino di più, perché essendo la sua origine piuttosto utilitaria, ciò che il senso comune ha dell'architettura è utilitario. E di qui si spiega il perché di tante incomprensioni, di tante sofferenze di tanti progettisti, perché è il loro circolo ermeneutico, cioè il sistema della interpretazione, degli approfondimenti, della comprensione del generale e del particolare dell'opera architettonica, sconta la difficoltà del suo lettore che non appartiene, non frequenta, come frequenta invece il linguaggio. Tutti frequentiamo il linguaggio,
ma non tutti frequentiamo l'architettura. Dunque l'architettura sconta questa difficoltà, che la sua interpretazione è messa a dura prova nel momento che il pubblico, il suo pubblico, è un pubblico che non è a parte dei processi della sua produzione, della sua storia. Io credo che sia un, diciamo, un residuo fisso ineliminabile, però mi pare chiaro anche che è necessario che chi si occupa di queste cose lavori nel senso della divulgazione della natura culturale dell'architettura, della sua appartenenza a pieno diritto al mondo della cultura occidentale, perché siamo qui in Occidente e siamo in un posto in cui l'architettura è più dentro questo sistema, diciamo, di valori. Ora, magari questa discussione sulla descrizione, che è una cosa, interpretazione, che è un'altra cosa, che non può esserci se non c'è la descrizione, il circolo ermeneutico, che è, diciamo, la moltiplicazione degli atti interpretativi, diciamo, la continua elisione degli uni con gli altri, questa discussione la mettiamo, non dico da parte, l'abbiamo fatta, e ora vediamo un po' di immagini e richiameremo questa questione a mano che vediamo. Io ho detto di questo libro, ho detto anche di quest'altro, che poi raccoglie il primo. Vedete, mentre nel primo c'era soltanto una copertina, così, qua c'è un disegno. Vedete il disegno di quella casa che vi avevo detto la volta scorsa, che è, diciamo, è l'oggetto di uno di questi racconti. E che vi dicevo che la descrizione, questo racconto, tutto sommato, in forma di corteggiamento tra due persone che vanno a visitare la casa, a casa dell'architetto, che la mostra alla sua amica, e percorrono gli spazi, li descrivono, li descrive più lui e lei fa domande, lei fa critiche, lui, diciamo, spiega il perché. Ecco, però il De Feo fece questa cosa interessante, questa compresenza di testo e immagine. Lui racconta il racconto di una casa che è il dar conto del come quella casa è stata progettata. Ma disegna anche la casa e la mette nello stesso libro in cui racconta la storia della casa. Ora, questa è una pratica che, diciamo, normalmente noi facciamo in termini di relazione tecnica. Ed è molto asciugata, molto all'osso, no? Perché? Perché lo sappiamo perfettamente che all'ufficio tecnico non gliene frega niente di che cosa abbiamo voluto dire, no? È chiaro questo. Noi qualcosa sempre vogliamo dire. Noi sempre un obiettivo vogliamo raggiungere, che è un pochino oltre, un pochino al di là del puro meccanico obbligo di risposta a una richiesta. Ecco, questa cosa la fa diventare evidente. Il suo testo, e poi c'è un altro racconto che è ancora più bello, che è il dialogo a pranzo tra lui e i suoi committenti. Il racconto è il racconto di un incontro tra l'architetto e i committenti che vogliono fatta la villa. E c'è tutto il racconto delle portate, ma c'è anche, diciamo, il tragico incontro tra un progettista che pensa delle cose e i clienti che non hanno altro che dei desideri che sono inevitabilmente sempre molto molto circoscritti e, quando sono enormi, sono ancora più gravi, banali. Ma è fatto con grande abilità letteraria e dunque fa scoprire anche a chi lo legge per la prima volta ed è un giovane architetto cosa lo aspetta. Ma questa casa che mi è descritta ha questa pianta che vedete qui, è una pianta complessa e dal racconto viene fuori questa complessità della casa, non solo perché vengono descritti gli ambienti, gli angoli, le curve, le girate man mano che camminano dentro, oppure entrano di qua, escono di là, è spiegato tutto,
proprio è la narrazione dei perché che esce fuori di questo impianto abbastanza complesso, complicato. Possiamo poi capire quali possono essere i riferimenti di De Feo per fare un impianto così, insomma, dalla Villa Adriana, per capirci, a Luis Canna che guardò la Villa Adriana. Ma da dove veniva la Villa Adriana? Veniva dai viaggi di Adriano? Lo sappiamo perché c'è un testo letterario che si è messo molto molto a scavare questo. Forse lo sappiamo più come l'ha visto la Jursenara che come lo ha detto l'imperatore, ma di fatto l'imperatore lì che era un architetto ed era un viaggiatore, ed era uno che scriveva, prendeva appunti, insomma rifletteva su quello che vedeva, trascriveva il suo pensiero per poi fare il progetto, lui e i suoi capimastri, i suoi subarchitetti, no? Però per le onde della storia arriva qua questo sistema di ambienti che hanno ognuno una sua individuale, semplice geometria, però si connettono con gli altri attraverso un sistema complesso di snodi, cerniere, poli, insomma rotazioni. E qui c'è proprio tutta la narrazione che lui fa. Io insomma non ve la leggo, però qualche parola potete, se si riesce a leggere. Beh, qua c'è l'incipit, no? L'incipit è tutto su la psicologia di questa donna che poi viene invitata a pietare la casa. Anna aveva trascorso buona parte della vita sottraendosi alle quelle convenzioni sociali che più le erano sembrate irragionevoli. E poi c'è qua, insomma, la descrizione del come però a poco era diventata meno rigida, un pochino più propensa ad ascoltare gli altri e ad essere curiosa anche dell'architettura. E quindi ne approfitta suo amico un pochino, diciamo, interessato a lei. E ecco, questi sono i disegni che accompagnano il testo che c'è accanto, e che non ho messo tutto, ho messo alcune pagine in cui ci sono appunto i disegni che illustrano quello che nelle pagine precedenti è scritto. E poi vi ho raccontato nel seguito, ve lo farò vedere meglio, faccio vedere stavolta poi i progetti dei miei studenti, che appunto letterò senza vedere le immagini, ricostruire a partire dal semplice testo. Ma ecco, se c'è un autore che di questo rapporto tra testo scritto e progetto di architettura ha fatto, diciamo, il centro del suo lavoro, questo è Carlo Federico Schicke. Cosa c'è qua? Questo è un disegno che non è suo, non è un disegno di Schicke, è un disegno del suo contemporaneo, di una grotta marina e c'è in un'isola dell'arcipelago delle Ebridi che sta a nord della Scozia. C'è questa caverna sulla costa dell'isola che si, diciamo, inoltra molto nel cuore dell'isola stessa con un braccio di mare che entra e attraversa uno spazio che si chiude in alto, diciamo quasi a capanna, e che a destra e a sinistra è costituito da una specie di colonnato. Questo colonnato di rocce basaltiche che assumono questa forma quando la lava, le isole sono vulcaniche, quando la lava viene a contatto, diciamo, rapidamente, velocemente, si raffredda velocemente sull'acqua del mare e dunque assume questa struttura cristallina che la fa somigliare tantissimo proprio a delle colonne. Cosa fa Schinkel? Fa dei disegni, sì, e poi ve li faccio vedere. Io spero che esista da qualche parte, nascosto in qualche archivio, ma comincio a disperare che questa speranza sia una speranza con buon esito, perché il professor Cometa ha compulsato molto gli archivi e questa non l'ha ancora trovata, ma spero che prima o poi salti fuori un disegno di Schinkel di questo interno. Possiamo contentarci di questa e della sua descrizione. E poi ci sono alcune immagini dell'isola in cui si vede questa
questa caverna un po' da lontano. Ma per cosa c'entra questo con l'architettura? C'entra perché è un'architettura naturale e Schinkel la riconosce. Lui ha questo genio particolare, lui campa tra il 1700 e il 1800, a cavallo di questi due secoli, e dunque a cavallo tra il neoclassicismo e il romanticismo, come vedete è agitato da opposti sentimenti che non sente come opposti, lui pratica, diciamo, in maniera naturale entrambe queste, diciamo, sensibilità artistiche. E come descrive questa caverna? La descrive con delle parole, non me la dico giustamente in tedesco, ma nella traduzione, e le parole sono queste qua. Il mare, questa è una lettera che lui manda a sua moglie, nel 1826. Il mare nella caverna che sembra una chiesa, e subito lui osserva, descrive e interpreta. È immediato. Sembra una chiesa, la caverna sembra una chiesa. Immediatamente è diventata architettura. Il mare nella caverna che sembra una chiesa. È profondo. E in fondo, si solleva ogni ondata dai 12 ai 15 piedi, di modo che il fragoroso scroscio non cessa mai. I nostri compagni di viaggio tedeschi cantarono su questo sottofondo un'armonia che risuonava nello scroscio delle onde come suoni d'organo, tanto più che l'intera caverna assomigliava a un grande organo. Le colonne architettoniche della chiesa di basalto, cosa sono? Alte 50 piedi, enormi, no? Alte 50 piedi, stavano l'una accanto all'altra con regolarità, come le canne di un organo. Qui c'è una descrizione di un dato di fatto, ma c'è immediatamente una capacità interpretativa che si svolge su più livelli. Dunque lui fa diventare questo spazio prima una chiesa e poi, essendo una chiesa, queste sono delle colonne, ma sono anche canne d'organo. Quindi lo spazio architettonico, le sue strutture, ma anche le sue sovrastrutture che lo connotano ancora di più come chiesa, perché sono canne d'organo. È straordinaria questa capacità di suscitare il progetto, l'immagine di uno spazio architettonico attraverso gli occhi che descrivono, che vedono, la mente che interpreta e la mano che scrive questa interpretazione. E qui è un'interpretazione, cioè un mutare di senso e un dotare ovviamente di senso. Perché l'oggetto geologico che nasce dalla storia naturale diventa un oggetto culturale all'interno della storia dell'architettura. La volta della caverna, volta, composta da un selvaggio masso in forma, si chiude a punta, quindi tu pensi il tetto a capanna. Il mare della caverna appare verdissimo e così tra le nerissime pietre basaltiche l'occhio ha la sensazione del più bel color porpora. Si mescolano questi colori e ti fanno questo effetto porporino. Ora, devo spiegare. Ora, quando lui parla dei suoi amici tedeschi che viaggiano con lui, i suoi turisti, cioè amici suoi, e lui dice: si misero a cantare. Ma cosa incredibile, questi sono i suoi disegni, no? Questa che vedete in alto e anche più in basso, l'imboccatura di questa caverna. Dopo andiamo oltre. Ma la cosa interessante che poi Mendelssohn, che raccolse le testimonianze, perché circolavano i testi di Schinkel, ma circolavano anche i racconti dei primi turisti, compose la Sinfonia delle Nuove Ebridi, che sono queste isole, e la intitolò la Sinfonia della Fingal's Cave, cioè
la sinfonia della grotta di Fingo, che è questa grotta qua. Io non posso farvi ascoltare la sinfonia delle Epidi, però se ci fosse un collegamento qui internet, ma non ce l'ho, su YouTube se ne trovano decine di interpretazioni. Ed è ascoltare quella musica, vedere queste immagini e leggere queste parole, un tutt'uno. È uno dei luoghi, diciamo, della cultura umana in cui si vede molto chiaramente come si passa da un ambito della creazione artistica ad un altro. Il turista intona il canto e il canto diventa per il musicista la sinfonia delle nuove epoche, mentre l'architetto vede, descrivendola con parole, che poi lo scroscio lo senti nella musica. Poi vedi la chiesa, la vedi. E lui disegnò alcune chiese. Un disegnò bravissimo. Il Duomo di Milano sulla spiaggia. Grandissimo, capacità di libertà mentale straordinaria. Ma io parlo di immaginazioni e di architetture sospese, quelle di Schinkel sono, diciamo, la enciclopedia delle architetture sospese e della immaginazione libera dell'architettura. Ma poi, quando viene in Sicilia, anzi era venuto prima, perché la visita alle Epidi la fa nel 1826, questa è del 1804, è tutto raccontato in una serie di appunti che lui doveva poi trasformare in una specie di trattato del tutto diverso dai trattati, dei trattatisti che fino ad ora avevano scritto di architettura. È uno zibaldone, un lavoro in corso di cui lui voleva dare conto, in cui ci sono gli appunti, i disegni, le riflessioni, i progetti. E per esempio viene in Sicilia, oltre ad avere disegnato questo paesaggio dello stretto di Messina, devo dire che lui è Schinkel, parlo molto di lui questa sera, è proprio l'inventore, quello che ha scoperto per primo il paesaggio della Sicilia. E qua sotto c'è una immagine delle cave, delle lotomie di Siracusa, e poi lui qua a destra c'è un riportato con la sua descrizione, e anche qui si vede incredibilmente come il suo occhio non solo poi disegna questo che è disegnata così, è un'architettura scalata, lo spazio si fa per cavare e non per racchiudere, e lui lo capisce perfettamente, la riconosce come architettura e la riconosce anche, ne riconosce anche le differenze rispetto al modo in cui lui è abituato a pensare l'architettura. La prima cosa che è nota è la irregolarità della distribuzione dei pilastri. Sono messi in maniera qua e là, sparsi. E lui era abituato, no, alle canne d'organo, ai colonnati, perché era anche uno studioso della classicità. Dunque, la prima cosa che osserva è che le colonne sono messe qua e là, sparse. E poi però ne tratta come se fosse una città sotterranea. Dice che si espande per miglia, no? Questo sistema, e ci sono le persone che abitano lì, sono cordari, no? Che trovano il microclima dell'atomia molto adatto a costruire le loro corde, a farle diventare salde, perché si gonfiano e poi si serrano. Ma qua c'è quello che vi dicevo, qua c'è la partitura dell'ouverture del Fingal's Hole, di Mendelssohn. Chi sa leggere si può, la musica se lo può immaginare, ma la musica, altrimenti chi è curioso se la vada a cercare e la ascolterà e troverà che le parole di Schinkel, i disegni dei suoi contemporanei sono rispecchiati perfettamente con questo lavoro tra testo, immagine
e progetto. Ma cosa c'entra questo? Questo è, sono due bozzetti di uno scenografo più o meno contemporaneo, ma credo che sia morto, Ken Adam, che era uno scenografo di Hollywood. E questi sono dei bozzetti per uno dei film della serie 007, La spia che mi amava. Ken Adam lo scrive: mi sono ispirato alla Fingal, al buco, alla caverna di Fingal. Ma come ha potuto lui ispirarsi a questo nel disegnare, no, questa caverna sotterranea in cui questa organizzazione, la Spectre, conserva i suoi sommergibili che devono servire a conquistare il mondo? Come se l'è potuta immaginare se non attraverso la stratificazione e la circolazione culturale delle immagini che i primi gran turisti avevano fatto, Schinkel compreso, le descrizioni che sono accumulate a costruire una identità di uno spazio marino, sotterraneo, caverna, chiesa, grande spazio misterioso. E che Adam fa parte, come scenografo, perché lo scenografo è sempre architetto, fa parte di questo gioco della circolazione delle immagini e dell'immaginazione. Vedete là sotto poi come il disegno della scenografia si trasforma nella scena effettiva del set cinematografico. Andiamo qua, sempre scende. Questa è la scenografia di architettura, in qualche modo, che lui disegnò nel 1815 per, credo, una delle prime, non so se la prima, rappresentazione dell'Flauto Magico di Mozart, ed è disegnato per, lui fece, diciamo, le scenografie di tutta l'opera. Ho scoperto proprio qualche giorno fa che non solo era questo uno dei disegni che lui fece, ma una serie di altri disegni che conoscevo per altri versi, che non riuscivo però a mettere assieme, ho scoperto che erano tutte le scenografie di questa opera. E questa è la scena in cui entra in campo, sulla scena, in questa storia che è una storia magica, orientale, la Regina della Notte. È inutile che stiamo qui a spiegare chi è la Regina della Notte, però guardiamo questa immagine, che è certamente un cielo stellato, sopra una luna che serve da base per la Regina della Notte, e le nuvole che fanno capire che cielo, vola in cielo, a metà tra le stelle e la terra. Ma vediamo questo cielo, questo soffitto celeste. Ma leggiamo anche le parole del testo, del libretto di Schikaneder. Non le leggiamo in tedesco, ma le leggiamo nella traduzione del librettista italiano. E il canto della Regina della Notte, che è seccata perché le hanno rubato la figlia. Mi ardo in petto morte e dannazione intorno a me. Se per tua mano sarastro, Zoroastro, non ha morte, tu la mia figlia non sarai più. La figlia reietta, rinnegata da me, sarà in eterno, sarà distrutto intanto il vincolo d'amore. Se sarastro non uccidi, odi vendetta divina, odi il mio giuro mio. Parole di una Sturm und Drang, molto romantica. Ma cosa hanno a che fare, no, queste parole di tempesta, di odio, di ribollir di sangue, con il tetto del Pantheon? Opera quant'altre mai esatta, sfera, costruzione di una geometria, grande esercizio sfoggio tecnico di copertura senza
pilastri in mezzo di uno spazio enorme. Cosa ha a che fare? Ha a che fare. Perché? Perché le interpretazioni, le narrazioni non sono mai coerenti. Ciò che si può mettere assieme sono anche i contrari. Dunque c'è il cielo di stelle inventato da Schicker, che è il Pantheon, ma dentro un contesto che è con le nuvole sotto agitate. Le grandi stelle là sopra sono, diciamo, calme, pacifiche, imperturbabili, e non gliene frega niente. Questo, quel senso è questo, il senso dell'architettura. Allora, non c'è una grammatica, non c'è una sintassi, non c'è la parola, alla fine tu lo capisci lo stesso, perché è dotata di senso, e lo capisci ancora meglio quando capisci da dove viene e capisci come è cambiato. Quando vedi e sconosci il Pantheon e vedi che sotto un cielo di stelle come il Pantheon lui ci ha messo le nuvole tempestose, il rimbombio del sangue. Ma lui aveva questa passione, e questo è il modo in cui lui poi davvero fa il Pantheon, e lo fa nell'Alta Sicilia. Ma andiamo veloci, perché altri racconti in cui si innesta, diciamo, scenografia, descrizione, gioco di fiera, di giostre e sapienza del disegno, sono i cosiddetti diorami. Questo è un diorama, vedete, c'è Palermo. Questo è il disegno del, diciamo, il riportare in un suo disegno quello che era invece disegnato a 360 gradi, quindi che dice nella mappa tu sei qui della città e da qui vedi tutto questo, no? E lo portava in giro nelle fiere, nei baracconi, quindi faceva anche i soldi con questo. Però che cos'è se non il racconto mitizzato, perché poi sono dettagli, no, che sono un po' forzati, questa esoticità di questa lontana città del mondo che lui ha visitato, che era Palermo. Ma questo lo salto perché altrimenti non finiremo mai, lo salto questo discorso, lo salto assolutamente, e andiamo proprio a Plinio, che descrive con una prosa la propria villa a Laurento. Guardate che è una lunga descrizione, una lunga opera d'arte. Questa lettera, chiamiamola lettera, è una lettera in effetti, no? Che Plinio scrive al suo amico Gallo. Ma è una lettera in cui tu dà conto in maniera razionale, ma anche poetica, del modo in cui questa villa, ricchissima, è fatta. Descrive dove sta, dove si entra, cosa si va vedendo. E cosa bellissima, non possiamo leggere che tempo che c'è, cosa bellissima, ho scoperto leggendola una cosa che mi era molto nebulosa, mi era molto, diciamo, in dubbio per me. E cioè che quello che per oggi per noi è uno dei fondamenti della costruzione del progetto, cioè quello del rapporto tra il dentro e il fuori, cioè il rapporto tra lo spazio della casa, dell'abitazione, dell'architettura e il circostante, in termini visivi, in termini di panorama, in termini di paesaggio. Plinio lo aveva perfettamente, lo possedeva perfettamente questo concetto. Ora, non si sa chi è stato l'architetto, lui dice che alcune parti le ha fatte lui, ma insomma, può darsi che alcune parti realmente della villa le progettò, le fece costruire lui, ma è una villa che già c'era, lui ci fece una serie di opere, ma già c'era. Non sappiamo chi era questo architetto, ma senza dubbio abbiamo la testimonianza in questa lettera della sensibilità per il paesaggio, ma non solo il paesaggio del mare su cui si affaccia e che viene
diciamo, la visibilità del quale da alcuni ambienti della villa viene assunta come, diciamo, un valore positivo di questi spazi, ma anche ciò che c'è visibile dietro la villa, che sono, no, la campagna, sono i frutteti, sono i pascoli con le greggi e con gli animali, eccetera. Tutto questo si vede da alcuni ambienti della villa, e quindi abbiamo questa bella, perlomeno ho fatto questa bella scoperta. Sapevo, ovviamente sappiamo tutti, la grande sensibilità dei greci per il paesaggio, l'abbiamo capito osservando i loro teatri, ma anche dalla loro poesia. I romani, che avevano le case con la corte dentro a Pompei, quindi tutte introverse, no? E però con le ville, che certamente si potevano permettere soltanto la classe dirigente, con le ville ci fanno capire che questa capacità di relazionare l'architettura con il circostante l'avevano acquisita. Ora, su questa descrizione, questo lungo racconto molto bello che Giulio fa della sua casa, della sua villa, c'è stato un esercizio continuo nei secoli di ricostruzione, di progettazione. Quindi dal testo si inferisce il progetto. Cioè non è come Plinio che dalla casa fa il testo, ma dal testo si rifà la casa, in questo gioco continuo di riprese e rispecchiamenti e mutazioni e interpretazioni differenti. E uno dei primi è Scamozzi, Vincenzo Scamozzi, che nei primi decenni del 600 fa una sua interpretazione abbastanza infedele, quasi quasi non si capisce quale sia il rapporto tra il testo, eppure lui scrive che è il disegno del Laurentino, della villa del Laurentino. Ci sono alcune cose che combaciano, ci sono altre cose che sono completamente inventate, che servono a Scamozzi a fare la sua ricerca, mettendo il nome del Laurentino, però gli dà un'autorevolezza. Ma questo è un altro autore che viene dopo Schinkel, invece è molto più attento alla traduzione, diciamo alla corrispondenza, questo francese, ma questo è Schinkel, che nel 1833 si mette a seguire passo passo il Laurentino. Anche lui si inventa cose che nel racconto non ci sono, ma la cosa incredibile è che sopra e sotto c'è il testo di Plinio. Per cui lui ci tiene a dire: guardate che io sto facendo questa operazione colta, sto basando la mia architettura e sono bravo a farla, guardate come sono bravo, però ho questa autorità del testo riconosciuto sotto, un testo che io ho tradotto, perché lui se lo traduce dal latino, se lo traduce lui, e dunque può essere che sono aggiusta pure un po', no? Ma poi sicuramente si aggiusta il disegno. E contrariamente agli altri, o diciamo molto meglio di alcuni altri, lui disegna anche lo Zarro, e disegna il mare, e disegna il riflesso, disegna questa villa complessa fatta di parti, ognuna delle quali ha la sua compiutezza, e nell'insieme poi c'è questa bellezza della varietà, e in questo c'è la sensibilità già romantica, no? Non c'è soltanto il rigore neoclassico, come era, abbiamo saltato il teatro di cui non ho detto quasi, anzi nulla. Ma lo stesso ancora di più fa quando a Siracusa va a visitare un nobile inglese che abitava a Siracusa e visita la villa che questo signore c'ha in campagna. E lui, guardate, a destra, qua è il rilievo. È un rilievo che non ha fatto con la misura, è un rilievo a occhio.
e ci sono pezzi di alzato, pezzi di dettaglio in alto, si vedono pezzi di fronte, pezzi di esplorazione della pianta, è proprio il taccuino di un progettista. Cioè lui non è che sta lì a fare il rilievo per fare il rilievo, fa il rilievo per progettare. Lui cosa fa? Riprogettare. Cioè nel momento in cui la rileva, la disegna, la forza, guarda che c'è una caverna, perché c'è una caverna, e la fa diventare un luogo potente, un luogo in cui la solarità dell'architettura, la semplicità, il ritmo delle colonne, la pace classica, si va a radicare nel mistero, oggi diremmo ctonio, cioè degli dei sotterranei. È uno che ha capito perfettamente la duplicità dell'antichità classica. Apollo e Dioniso. E chi era quello? Dioniso. Apollino e Dioniso. E dunque disegna quell'immagine a sinistra, che è una moltiplicazione, è una un aumento, una realtà, oggi si dice una realtà aumentata, è una realtà aumentata rispetto alla realtà vera, che mentre lui disegna già trasforma, interpreta. Ci sono state decine, così come sulla villa di Laurentina, alla fine degli anni Ottanta hanno scoperto veramente dov'è, che è sul litorale laziale, e qualche cosa somiglia veramente alla descrizione, quello che si trova pochissimo, molto erosa. Ci sono state decine di studiosi, quelli che si mettono a diventare i testi e poi vogliono trovare tutti i riferimenti, le note, l'archivio, il documento, eccetera, gli storici, che hanno cercato, ma alla fine chi ha scoperto dov'è veramente il posto è stato un architetto progettista. Ha scoperto il posto, che è una località che si chiama Contrada Tremilia, in comune di Siracusa. Non ha quasi più niente di questa immagine, però l'occhio dell'architetto progettista Emanuele Filone è stato così bravo da andare a capire quali erano i punti su cui Schinkel si era appoggiato, perché da architetto progettista ha avuto la sensibilità di osservare il paesaggio, i ruderi, la cavernetta, no? Ha detto, è qui. E poi ci sono stati tutto a disco. Dunque, cosa c'è qui? C'è questo, che il progetto dell'architettura nasce da un'osservazione e si costruisce, si struttura attraverso un racconto che il progettista fa a se stesso nel momento in cui comincia a derogare, comincia a tradire la struttura, no, ma i dettagli del luogo sì. Dunque scopriamo che il progetto comincia presto, comincia nell'atto in cui tu leggi un posto, e Schinkel questo ci fa capire, e questo è un esempio straordinario. Non ho potuto mettere le foto del posto come adesso, perché sono, ma andando adesso cominciamo a mettermi le foto nella macchina, ma andando oltre vediamo come tutta questa lunga esperienza, frequentazione delle architetture antiche, delle loro descrizioni giunteci attraverso i tempi, e poi i sopralluoghi sui siti, la osservazione e poi anche il rilievo e la interpretazione sfociano il Schinkel in questo straordinario progetto, che è un'architettura sospesa, un'architettura mai realizzata, sta in Crimea, come dicevo il primo giorno, e è la reggia che lui progetta per il suo Kaiser a Aulianda, che è una località
Amina, nella Crimea, sul Mar Nero, dove tutto quello che ha imparato dalle ville romane, dal Tempio delle Cariatidi dell'Eretteo sull'Acropoli di Atene, tutto questo, anche dai tempi egizi, tutto questo diventa una sintesi che è il suo, diciamo, la somma del suo sapere architettonico, che ci consegna con questa poi splendida veduta in cui la natura, il cielo con le nuvole, le rocce, gli alberi, la forma delle colline, le vele sul mare si compongono in un unico luogo mentale che è ancora più vero, ancora più forte di un luogo reale. Guardate quel mare visto attraverso gli intercolumni tra le cariatidi. Ecco, questo è una poetica, una poetica. Lasciamo questo perdere, lasciamo perdere pure Piranesi, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Guardiamo Johnson, un grande architetto inglese del primo Ottocento, più o meno coevo del anziano, ormai anziano, lui realizza la Banca d'Inghilterra. Ma la cosa incredibile, oltre alla sua casa che è famosissima, perché è forse il primo museo moderno, soprattutto di architettura, di scultura, costruito su una preesistenza che lui si immagina, forse trova anche delle preesistenze di epoca augustea. Ma lui costruisce questa banca e poi cosa fa? A un suo allievo gli dice: beh, disegnala come se fosse una rovina. E qua lo vediamo, il cerchio che si chiude, no? Allora lui si immagina la sua architettura come sarà tra 600, 1000 anni. A parte, diciamo, questa, no, cognizione, no, della povertà delle opere degli uomini. Ma è chiaro che qui c'è adombrato qualcosa di profondo che sta dentro la mente dell'architetto, cioè lo stare dentro una corrente. Io ho imparato da quelli che sono venuti prima di me. Guardate, la mia opera, quando non ci sarà più, sarà come quelle da cui io ho imparato. Allora, in questo caso, la descrizione, la ecfrasi della sua opera è straordinaria, perché è proiettata nel futuro ed è disegnata come il progetto della rovina. Ma la rovina, così come è stata, diciamo, fondamentale, è stato fondamentale che Brunelleschi se ne sia andato al Foro Romano a prendere decisione, no? La rovina è il fondamento, io credo ancora, nonostante le archistar, è il fondamento del vero patrimonio dell'architetto. È da lì che si impara che le nostre opere sono finite, ma nello stesso tempo sono infinite, perché ognuna genera l'altra. Allora, quando si ha questa coscienza che ogni opera dell'architettura può generare l'altra, allora si è capito bene il nostro limite, il nostro ruolo, ma anche la nostra grandezza, la nostra speranza. Allora la rovina non è la sconfitta dell'architetto, la rovina è il testamento dell'architetto, che è lasciato agli altri, che lo reinterpreteranno, che si sforzeranno di capire, lo guarderanno, lo osserveranno con attenzione, lo descriveranno col disegno e mentre disegneranno penseranno come potrebbe essere, o come vorrei che fosse stato, o come mi piacerebbe che fosse. Dunque è un grande seme
per il progetto. Ora, io credo che tutte le cose che avrei dovuto dire le ho dette. Ci sono una quantità ancora consistente di immagini che vengono dopo. Ve le faccio solo vedere senza entrare troppo nei dettagli, perché vorrei chiudere nel giro di 5 minuti. Questo è Terrani, il Dantello, opera sospesa, architettura non realizzata, ed è la ekphasis inversa, nel senso che non è nata come descrizione letteraria di un'opera o di un paesaggio o di un bel luogo, ma è appunto il progetto architettonico che nasce da Divina Commedia. Quindi proprio è il testo letterario che genera una interpretazione architettonica. Grande Terrani, oltre a essere grande per tutte le sue ragioni, la sua capacità compositiva, la sua abilità nel mettere assieme con una sintassi del tutto rivoluzionaria alcuni elementi, punti, linee e superfici, e poi è grande anche per avere capito queste cose di cui abbiamo parlato tanto fino a questo momento. Lui fa questa, dice che l'architettura moderna è in grado, è in grado di radicarsi dentro una storia, e non solo dentro la storia, ma dentro la storia nel senso più ampio, storia culturale. Quindi l'architettura non si radica solo per l'architettura, si radica su quanto di meglio la nostra cultura italiana, la sua architettura, aveva prodotto l'opera somma, che è la Divina Commedia. E quindi lui fa questi spazi, uno dei quali rappresenta la traduzione sintetica, ovviamente, poco spazio, di tutti i passaggi fondamentali delle tre cantiche della Divina Commedia. Non parliamo troppo. Un altro grande inventore di favole, miti, è stato ovviamente Italo Calvino. Però come ogni grande opera, l'origine di questo libro è molteplice. E questo libro non sarebbe stato possibile se lui non avesse frequentato Elio Vittorini, ma anche se l'avesse frequentato c'è un momento di sinapsi che non funziona, no? Giancarlo De Carlo. Però, a parte, diciamo, l'origine di questo libro, le discussioni che i tre facevano al mare in Liguria forse Alta Toscana, questo libro è diventato un classico dell'esercizio degli architetti contemporanei, direi forse anche troppo, no? C'è la traduzione di un testo in disegno. E in questo caso sono traduzioni traditrici, perché proprio di questo libro credo che non si possa fare altro che leggerlo, perché la sintesi di questo libro non è l'analisi delle singole costruzioni di singole città, e questo libro descrive una sola città, lo dicevo alla fine, la seziona, mette in luce di volta in volta questo aspetto di una sola città che è Venezia. Ma ci sono accanto i disegni, no? Di chi? Di Paul Klee, che non ha nulla a che vedere con Italo Calvino, ma i cui disegni architettonici forse sono la migliore traduzione, diciamo, ante litteram, no? Di quello che Italo Calvino scrive nelle città invisibili. Probabilmente Klee è venuto molto prima di Calvino. E mi pare che sto finendo con l'immagine. Forse, ecco, una di queste città, Fedora, famosa perché al suo interno c'ha un palazzo in cui c'è il modello della città stessa che va cambiando continuamente, perché
man mano nel staccando il modello cambia, no? Ma cos'è che fa cambiare il modello? È la storia dell'uomo. E forse questo disegno di Wright, quest'altra città sospesa, impossibile, che era Brodeck City, che si, lui tenta in parte di costruire gli Stati Uniti, non ci riesce con la casa usoniana, ma poi tenta l'ultima carta, poco prima di morire, questo incarico per Baghdad, di costruire la grande capitale dell'Iraq, che è la grande Baghdad. E allora, quello che vediamo nei suoi disegni è forse anche questo, ante litera, in anticipo, rispecchiato nelle molteplici città che sono le città del mare. Qua c'è, diciamo, i progetti che i miei studenti hanno fatto, sotto c'è il disegno di Defeo e sopra ci sono i disegni dei miei studenti. Vedete che non è lo stesso progetto, ma somiglia tanto. Quindi la potenza della parola è una guida straordinaria, no? Per fare simile ma differente, no? Questi, tutti i progetti dei miei studenti, che poi li ho portati in un posto che è un po' stretto, e poi insomma qua ci sono altre immagini dei miei lavori, di mie cose che non sto a entrarci dentro perché ho abusato troppo della vostra pazienza, di questo vi ho già parlato. E questa è la traduzione che hanno fatto del testo che avevo scritto per la Casa Rotonda ai miei studenti a Venezia, che mi dicevo l'altra volta. La Casa Rotonda, ognuno se l'è fatta, cosa l'ha inventata, rispettando il testo, ma dalla rovina è venuta fuori un'altra cosa. E lo stesso ho fatto, credo, sempre inventandomi un racconto, come fece Johnson, no? No? Di rovine, questa in realtà è la rovina del Tempio di Diana, ecco, però qua c'è tutto un racconto su come due immaginari architetti monaci del 2600 arrivano a Cefalù sulla rocca e devono costruire una chiesa. Per riportare abitanti di un luogo distrutto che è Cefalù, distrutto da una grande catastrofe mondiale che chissà quale può essere. Tutti ci aspettiamo che il clima, la politica, le bombe atomiche, il terrorismo, no? Può succedere, no? Che tutto il mondo che noi abitiamo un giorno, più o meno lontano, speriamo lontano, e gli succeda una catastrofe come quella che colpì il panorama. Fu rapida, e non lo capivano subito. E che poi dalle rovine si ricostruisca. E forse una rovina come quella del Tempio di Diana, quando il mondo fosse tutto una rovina, potrebbe diciamo, rivivere un'altra volta quando due fraticelli architetti volessero inventare una chiesa per quei pochi abitanti che ancora vanno vagando e vogliono, diciamo, ricostruire una comunità. E allora l'esercizio è stato quello di inventarmi diverse chiese accanto al Tempio di Diana, e l'ho fatto fare agli studenti a Venezia e sono venute fuori cose molto interessanti. Ma insomma, non volevo parlarne troppo perché veramente vi ringrazio dell'attenzione pazientissima, del vostro silenzio attento, ho visto i vostri occhi non sonnolenti e questo mi conforta molto. Un po' di cose quindi che ha interessato, può darmi anche il nominativo e poi vi faremo sapere altre cose. Grazie mille, chi deve firmare si ferma un attimo, professore, grazie di nuovo. Grazie a voi.